Allora, cominciamo questa serata. Prima di tutto volevo ringraziare. Per cominciare tutti voi che siete intervenuti, siamo tanti stasera. E fra l'altro questa conferenza sarà trasmessa in diretta anche via Skype e ho visto che anche via Skype ci sono molte persone collegate, quindi la serata promette bene. Vorrei poi ringraziare, vabbè, prima di tutto Pozzo di Miele che ha organizzato questa serata e questa conferenza, l'Enoteca regionale di Vini della provincia di Torino che ci ospita in questi locali. E a proposito di questi locali, per chi è venuto in persona può vederli ed apprezzarli, per chi è collegato invece via Skype e non ancora ha avuto modo di vederli, gli consiglio caldamente di venire una volta, conferenza o non conferenza, a Caruso per vedere questa bella location dell'Enoteca e l'amministrazione comunale di Caruso che ci ha concesso il patrocinio per questa iniziativa. Quindi a questo punto lascio la parola al relatore Alberto Postetti che se vuole si presenterà comunque, tocca ad Alberto. Va bene. Grazie. Allora, io non rinnovo i ringraziamenti perché Piero li ha già fatti, direi, più che bene. Ringrazio le persone che non sono socie della nostra organizzazione, sono alcuni amici che sono venuti da abbastanza lontano, e quindi grazie di essere intervenuti. Io mi chiamo Alberto Costelli, quasi tutti voi mi conoscete, faccio parte di questa associazione perché ho lavorato a Caluso per una ventina d'anni, ma non anni, però dire la mia vita professionale è passata. Allora, l'altro ringraziamento che faccio è una persona che non è qui, si chiama Primo Lodi ed è un nostro collega ed è una persona dal cui lavoro io ho tratto questa presentazione. Però, grosso della conferenza preparata. Sentite tutti? Se c'è un eco, Non so cosa fare. magari di a tutti quelli che sono collegati via Skype, dato che spendono il Ah posto. sì, le persone collegate da Skype se dovrebbero togliere il sonoro, perché qui Il c'è loro microfono. sì, il vostro microfono, qui c'è un po' di rimbalzo. Va bene, detto questo, io direi che possiamo cominciare. Questo funziona così. L'associazione Pozzo di Miele è stata già presentata da Piero, rappresenta noi ex colleghi dell'Anive, non solo di Caluso evidentemente, ma di tutto il mondo Anive, quindi Milano, Pegnana e quant'altro. Di cosa parliamo questa sera? Allora, la nostra conferenza si intitola Il nostro universo, passato, presente e futuro. Beh, come dire, è un titolo un po' impegnativo, c'è molto da dire. E per farlo diventare un pochino meno impegnativo ho aggiunto questa frase di Shakespeare in cui nell'Amleto fa dire l'Amleto all'amico Orazio che ci sono in cielo e in terra molte più cose di quante la filosofia possa contenere. Cosa vuol dire questo? Ma applicato al nostro argomento vuol dire semplicemente che la scienza ha dato molte risposte, conosce molte cose, non ne conosce tantissime altre. Questa sera cercheremo di dare le risposte a alcune domande, ci sono delle domande, qui le risposte non ci sono. Alla fine vedremo di che cosa si tratta. Allora, andando un po' nel concreto, così, a grossi titoli, questa sera vediamo qual era il pensiero degli antichi, quindi del mondo greco in poi, in cosa è consistita la cosiddetta rivoluzione copernicana, quando e come è nata l'astrofisica, che è la scienza che studia appunto il cosmo, l'universo, e poi parlando di passato, presente e futuro, vedremo abbastanza approfonditamente, direi, che cos'è stato il Big Bang, cosa è successo subito dopo, come siamo messi oggi, perché l'universo in questo momento è composto, qual è il nostro ruolo, e poi cerchiamo di fare un salto nel futuro per capire se quello che vediamo ha un futuro oppure no.
e nel caso ce l'abbia quale. Allora, parlavo di domande a cui si cerca di dare una risposta. Sono domande che insomma, un pochino tutti noi ci siamo fatti, almeno una volta. L'universo è stato creato oppure è sempre esistito? E se è stato creato, come è stato creato? E poi ovviamente quando, ammesso che non sia esistito da sempre. Ci chiediamo il posto che noi occupiamo in questo sistema, ci chiediamo anche se l'universo è sempre uguale oppure se per caso cambia nel futuro, era diverso nel passato. E l'ultima domanda che, vabbè, è un po' più filosofica, è ma l'universo è eterno oppure no? Io non so se la risposta che vedremo questa sera sarà soddisfacente. Secondo me dipende molto da cosa intendiamo per eterno. Comunque cerchiamo poi di vedere un po' più da vicino. Allora, dicevo prima, gli antichi. Allora, parlando degli antichi, quando si parla di scienza, di filosofia, di solito si parte da Aristotele, quindi dalla persona il cui pensiero per quasi 2000 anni è stato il pensiero ufficiale. Di fronte a contestazioni la risposta era ipse dixit, cioè l'ha detto lui era Aristotele evidentemente. E lui che cosa pensava, anzi che cosa scriveva? Scriveva un punto che è stato ritenuto vero per quasi 2000 anni, cioè il Sole gira intorno alla Terra. Questo era il concetto base della filosofia greca. Negli argomenti che riguardavano l'astronomia. Diceva che la Luna gira intorno alla Terra, che è perfettamente vero, e poi c'erano cinque stelle che si muovevano ed erano i pianeti conosciuti allora, erano solo cinque, poi ne abbiamo scoperti un paio d'altri, e i pianeti erano, oltre alla Terra naturalmente, c'erano Venere, Mercurio, Marte, Saturno e Giove. Tutte le altre luci che vedevano nel cielo erano stelle che non si muovevano. E poi cercava anche di spiegare come tutto questo meccanismo potesse funzionare. L'ha spiegato in un libro, qui c'è il titolo latino, De Cielo, quindi le cose attorno al cielo. Sto parlando di, vedete le date sotto, 300 e qualche avanti Cristo. Ma dopo, sempre basandosi sul concetto che è la Terra il centro dell'universo, si è cominciato a parlare di sfere. Probabilmente avremmo sentito parlare, ogni tanto si dice la musica delle sfere, le sfere celesti, queste espressioni. E allora si pensava che gli oggetti che si vedevano nel cielo si muovessero all'interno di sfere, sfere trasparenti naturalmente, perché non impedivano la visione. C'erano sette sfere che erano tutte lo stesso centro, contenevano i cinque pianeti che abbiamo visto prima, il Sole e la Luna. Poi c'era un'ottava sfera dove stavano le stelle fisse e poi a un certo punto Tolomeo, che è stato un astronomo egiziano vissuto dopo Cristo, ne aggiunse un'altra, la nona sfera, che era quella del cielo, l'ultima parte dell'universo. Attorno a tutte queste sfere esisteva quello che si chiamava Empireo e lì ci stava Dio. E Dio, detto il primo motore, perché era quello che metteva in moto tutte queste sfere e ovviamente lui, nessuno poteva metterlo in moto, quindi lui era fermo. E il tutto si riassumeva in una costruzione un pochino complicata come quella che vedete qui, in cui vedete che c'è la Terra al centro e tutto il resto che gira intorno. Parlavo prima di Tolomeo, questo è un geografo di cultura greca, ma vissuto in Egitto, siamo intorno al secondo secolo d.C. e Tolomeo complicò ulteriormente le cose, però diede la spiegazione più precisa che abbiamo avuto fino a qualche secolo fa, diciamo, del come funzionasse l'universo. E lui ha cominciato a parlare di epicicli, cioè di cerchi su cui questi corpi si muovevano, ma poi questi cerchi si muovevano su altri cerchi che erano chiamati deferenti,
in modo da poter spiegare il fatto che i pianeti non fanno una curva attorno alla Terra, fanno dei percorsi abbastanza strani, addirittura fanno dei nodi. Addirittura le stelle non sono proprio fisse, a causa del movimento dell'asse terrestre, ad esempio quella che oggi indica il nord, che è la stella polare, tra alcune migliaia di anni non indicherà più il nord, sarà, mi pare, Vega che indicherà il nord. Allora Tolomeo sviluppa questa cosa, però la conseguenza di questo fatto è che quelle sfere che prima erano 9 sono diventate più di 50, quindi siamo di fronte a un mondo estremamente complicato. Ma è andata avanti così fino al 1400. Nessuno è mai riuscito a mettere, come dire, a criticare da un punto di vista scientifico questa concezione, anche perché questo spiegava molto bene quello che si vedeva, quindi era difficile dire non è vero. Allora, prima risposta alle domande che abbiamo visto prima. L'universo è stato creato? Qui chi è che risponde? La religione, la Bibbia che risponde. Dice, certo, l'universo è stato creato da Dio. Come nei famosi sette giorni, no? Primo giorno una cosa, così via, il settimo giorno Dio si è riposato. Quando? E questo è quando? C'è stato un biblista, uno storico ebreo, il quale definì addirittura il giorno e l'anno in cui l'universo fu creato ed era circa 4.400 anni prima di Cristo, quindi più o meno 6.000 anni fa. Quindi è molto recente, no? Secondo questa ipotesi. Che posto occupiamo? Beh, siamo noi il centro dell'universo, la Terra è l'oggetto intorno al quale tutto il resto gira. Cambia il tempo? No, è sempre lì, è sempre uguale. Quindi la domanda più difficile, se mai finirà, il concetto era che questa cosa creata da Dio è eterna, quindi l'universo durerà per sempre. Quindi la prima serie di risposte, come vedete, poi vediamo le ultime, di risposte precise, forse non ce n'è neanche una. Passano circa 1300 anni, 1400, quando questo signore, che si chiamava Copernico, era un polacco, come vedete è nato alla fine del 400 e morto circa la metà del 500, comincia ad avere dei dubbi. Si pone dei dubbi e dice, ma 50 sfere, epicicli, ma tutta questa cosa, ma perché? Insomma, è una cosa talmente complicata, dice, ma perché è stata pensata questa cosa? E la risposta è abbastanza banale, tutto sommato, cioè il concetto greco è antico, per cui ci sono delle figure perfette, quindi i cerchi, le sfere, facevano sì che tutto quello che si vedeva in cielo dovesse muoversi all'interno di sfere e muoversi lungo dei cerchi. E quindi la descrizione di Tolomeo era perfettamente coerente. Qui è forse un po' presto ancora di parlare di fisica, perché Galileo è vissuto due secoli dopo, però insomma, per l'epoca è anche vissuto abbastanza e quindi non, come dire, non pubblicò mai nulla, non parlò mai pubblicamente di queste sue idee, ma scrisse un libro che il titolo vedete qui, La rivoluzione delle orbite celesti, un libro ovviamente in latino, ma lo scrisse, lo pubblicò anzi pochi giorni prima di morire, perché la paura della reazione, allora esisteva ancora l'Inquisizione, tra l'altro, quindi lui disse va bene, e lo pubblicò, come vedete, nel 1543. E in questo libro ci sono dei concetti completamente nuovi, di cui qualcuno è molto giusto e qualcuno no. Quello che è molto giusto è che non è la Terra il centro dell'universo, ma è il Sole è il centro dell'universo. La Luna gira attorno alla Terra, d'accordo, lo dicevano anche gli antichi. Stabilì l'ordine dei pianeti rispetto al Sole, quindi Mercurio, Venere, Marte, la Terra, eccetera, Terra, Marte, Giove.
Disse una cosa sbagliata, ma neanche poi di tanto. Disse che i pianeti si muovevano sui cerchi. Non è esattamente vero, però abbastanza. Ecco, questa cosa fece nascere quello che si chiama sistema eliocentrico, cioè con il Sole al centro. E tanto per fare un confronto tra i due sistemi, qui c'è un disegnino. Allora, a sinistra vedete il nuovo sistema di Copernico. Sole in mezzo, Mercurio, Venere, la Terra. A destra quello che si pensava prima, evidentemente è una semplificazione straordinaria. No? Quindi siamo passati da queste 50 sfere, da queste robe, a un sistema tutto sommato semplice. E poi da lì si è cominciato a sviluppare l'astronomia, poi Galileo fece nascere la scienza e quindi da lì è cominciato un po' tutta la parte, diciamo, moderna dell'interpretazione dell'universo. Qui ho ricordato tre personaggi, un danese, Brahe, il quale non aveva telescopio, ma solamente con l'osservazione a occhio riuscì a determinare esattamente il moto dei pianeti. Quindi lui non aveva nessuno strumento ottico. Il re di Danimarca addirittura gli regalò un'isola dove lui pose questo osservatorio per poter fare queste osservazioni. Poi c'è un tedesco che abbiamo italianizzato in Keplero, così lo conosciamo, il quale invece applica la teoria e enuncia le tre leggi del moto, per cui i pianeti non si muovono su dei cerchi, si muovono su delle ellissi che, insomma, oddio, assomigliano molto a dei cerchi. E alla fine il nostro Galileo, il quale usò per la prima volta un telescopio inventato da un fisico olandese e tra le altre cose scoprì una cosa straordinaria. Scoprì, guardando il pianeta Giove, che intorno a Giove ruotava qualche cosa. Quindi intorno a Giove scoprì quattro pianeti, che chiamò Medicei in onore di Medici che lo ospitavano e, diciamo, lo sovvenzionavano in Toscana. Disse anche la frase famosa, eppur si muove, per confermare l'idea di Copernico, e fu perseguitato dalla Chiesa, voi sapete, finì cieco e praticamente prigioniero nella sua casa. Quindi questi tre personaggi, dopo Copernico, hanno portato al salto finale della scienza, diciamo, antica, che si ebbe con Isaac Newton. Newton è un inglese. Ha avuto una vita abbastanza interessante, ma la cosa importante che fece fu questa, in modo un po' poetico, fu la prima persona che ci fece capire le vie del firmamento, perciò lo fece capire in modo matematico, non più con delle descrizioni. E Newton cosa scopre? Scopre quella che chiamiamo la legge di gravitazione universale. Ora, Newton è famoso non solo per questo, è famoso perché insieme a Leibniz fu il primo a, diciamo, a inventare il calcolo differenziale, che è la base della matematica moderna. Lui dovette inventare questo modo di calcolare per poter spiegare poi quello che scoprì in termini astronomici. E Newton scrisse questo libro, I principi della filosofia naturale. Filosofia naturale una volta voleva dire fisica, non la mela di Newton. Newton vede cadere una mela e di solito non ci si fa caso, invece lui si chiede: ma perché è caduta la mela? E cominciò a riflettere su questo banalissimo episodio e disse: ma allora
c'è qualcosa che attira la mela, cioè la terra attira la mela. Ma se guardo un po' più in alto, oltre all'albero di mele, vedo la luna. Ma anche la luna allora sarà attirata dalla terra. E quindi deve cadere giù. C'è poco da, come la mela, no? C'è poco da fare. Però non cade la luna. E dice, ma come mai? E allora la sua riflessione lo porta a dire, beh, se non cade vuol dire che qualcosa le impedisce di cadere, no? Ci sarà un fenomeno che glielo impedisce. Ma che cosa? Beh, però è semplice capirlo, allora forse lo era un po' meno. Beh, la luna gira intorno alla Terra, no? Se non girasse, voi, non so, provate a pensare al lanciatore del peso del martello, cosa fa? Il martellista è un po' come la Terra, no? Il martello è un po' come la Luna e gira. Quando lui molla, lascia andare l'oggetto, il martello vola via, no? E la Luna farebbe la stessa cosa. E quindi che cos'è che la trattiene? La trattiene l'inerzia, no? L'attrazione che la Terra esercita sulla Luna. E da questi concetti e dalla matematica che lui aveva sviluppato, ne ha tratto, stasera vediamo solo due formule, questa è la prima, quindi non spaventiamo, la seconda è anche più conosciuta di questa. Allora, questa è la legge che ci dice perché la mela cade sulla Terra, perché la Luna gira intorno alla Terra, perché i pianeti girano intorno al Sole. C'è una forza, pensava lui, che è uguale al prodotto della massa della Terra per la massa dell'oggetto che le gira intorno, in questo caso la Luna, diviso il quadrato della distanza, per G, che è una costante che viene poi messa per riuscire a determinare unità di misura e valore reale, perché poi fu misurata questa cosa evidentemente. Allora, questa formula abbastanza semplice tutto sommato spiegava anche le tre leggi di Keplero, quindi applicata ai concetti di Keplero il tutto tornava. Quindi sappiamo che il moto dei pianeti è regolato da questa formula abbastanza semplice. Però c'è una cosa che Newton non spiega, a domanda non rispose mai perché non lo sapeva, e la domanda era questa: ma Terra e Luna, ma se non sono a contatto, se non c'è qualche cosa che come fanno a stare insieme? Come fanno ad attirarsi? E la domanda sembra banale, ma nessuno, Newton se l'è posta e poi ha rifiutato di rispondere. Gli altri se la sono posta e non hanno saputo trovare una risposta. Però è valida come domanda. Noi abbiamo due oggetti, il Sole, e perché la Terra gira intorno al Sole? Ci sono 150 km, non c'è un elastico, un qualche cosa, no? che unisce due. E la risposta, aspettate, facciamo un piccolo riassunto prima di dare la risposta al dubbio di Newton. Allora, torniamo alle nostre domande. L'universo è stato creato, non è cambiato niente. Qui la Bibbia ci dice, e le persone credono, l'universo è stato creato da Dio. Come? Come prima. Famosi sette giorni della Genesi. Quando è lì di nuovo, non si è fatto nessun progresso. Migliaia di anni fa, non milioni o miliardi, migliaia, attenzione, perché migliaia sono pochi su scala universale. È cambiata la risposta alla quarta domanda. Non siamo più al centro dell'universo, il Sole è al centro dell'universo. È sempre uguale e durerà per sempre. Quindi abbiamo già migliorato in un punto importantissimo, ma solo uno, no, di tutti questi che abbiamo visto. Il tempo passa. Newton ha definito, no, il perché matematico del moto dei pianeti, però c'era un mucchio di altre cose ancora da vedere. Beh, innanzitutto Newton ha fatto una previsione, ma cosa ce ne facciamo? Ma questi pianeti da dove vengono? Come si è formato il nostro sistema? Poi se guardiamo in alto vediamo una cosa, l'abbiamo chiamata Via Lattea perché ha questo aspetto, no, lattescente, e che cos'è? Ma le stelle quanto sono lontane?
E poi in cielo ci sono delle cose che non sono stelle, sono, come dire, delle nuvole, delle nuvolette che sono state chiamate nebulose e nessuno sapeva bene che cosa fossero. Quindi queste sono alcune delle domande che i fisici o i matematici che sono venuti dopo Newton hanno cominciato a porsi. Allora, di questi signori ne prendiamo quattro, forse che sono i più importanti. Il primo è Laplace, il quale ha dato una descrizione della formazione del sistema solare che è valida ancora oggi. Quindi lui l'ha fatta alla fine del Settecento, ma soprattutto lui ha applicato la matematica all'astronomia. Al punto tale che un giorno Napoleone ha chiamato Laplace per farsi spiegare le sue teorie e Laplace gliele spiegò. E gli disse anche che se fosse stato possibile conoscere le posizioni, le velocità, i dati fisici di quello che vedevamo, potevamo anche predire come sarebbero diventati nel futuro, proprio il determinismo al massimo grado. E Napoleone gli ha detto, sì, va bene tutto, ma è Dio in tutto questo? E la parte ha risposto, io non ho bisogno di Dio per sostenere le mie teorie. Quindi abbiamo già un superamento del concetto divino. Poi c'è un tedesco che è un astronomo, il quale scoprì le nebulose, scoprì come era fatta la Via Lattea. C'è un altro tedesco, Bessel, che misurò le distanze delle stelle, almeno quelle più vicine, e poi un altro francese che cercò di capire cosa erano le nebulose. Poi ce ne sono tanti altri, ovviamente. Io ho scelto questi quattro perché mi sembrano i più significativi. E vediamo un attimo. Allora, Laplace ha dato una descrizione della formazione dei pianeti. E lui dice, molto semplice, intorno al Sole c'è stata una nube di gas che ruotava e dimostrò matematicamente come questo fosse possibile intorno al Sole. Man mano che il tempo passava, ovviamente questo sistema si è raffreddato, si è condensato e si sono formati vari pianeti alle varie distanze, che sono quelli che conosciamo oggi. Ripeto, questa spiegazione è ritenuta valida ancora oggi, quindi non si è ancora trovata una spiegazione, poi è stata raffinata ovviamente, migliorata, tutto quello che volete, però la formazione del sistema solare si spiega ancora oggi in questo modo. Bene, l'altro campo di studi dei personaggi che abbiamo visto prima riguardava la Via Lattea. La Via Lattea, che vediamo in questa bella fotografia, è nient'altro che la galassia in cui si trova il Sistema Solare, quindi è la nostra galassia. È composta da tantissime stelle, la stima odierna è di 300 miliardi, ne ho vista una ancora più recente che parla di 400 miliardi, quindi stiamo parlando di numeri veramente estremamente elevati. E l'altro aspetto che l'astronomia del 7-800 cercava di studiare era che cos'erano le nebulose. Nebulose che sappiamo oggi essere praticamente delle fabbriche di nuove stelle. All'epoca questo concetto evidentemente era ignorato. Quello che invece si affermava è la Via Lattea era tutto l'universo, perché al di là della Via Lattea non c'erano ancora i mezzi tecnici per poter capire che c'erano cose diverse. Si vedevano altre galassie, tipo le nubi di Magellano e la galassia di Andromeda, che sono visibili oggi un po' a stento, all'epoca più facilmente, anche ad occhio nudo, ma non si aveva non si capiva di che cosa si stesse parlando. Venivano chiamate vagamente nebulose. L'altro aspetto, direi, importante dell'astronomia di quest'epoca è il discorso che riguarda le distanze astronomiche, cioè quanto sono lontane le stelle, quanto sono lontani i pianeti dalla Terra. Ecco, qui ho cercato di riassumere alcune delle distanze, diciamo, principali. Vedete che la Terra è dista dalla Luna circa 380.000 km ed è la distanza che la luce impiega 1,3 secondi a percorrere, quindi nel momento in cui la Luna si spegnesse noi ce ne accorgeremmo poco più di un secondo dopo.
La distanza della Terra dal Sole invece è nettamente più grande, è circa 150 milioni di chilometri, circa perché la Terra non percorre una circonferenza, percorre un'ellisse, quindi diciamo circa 150 milioni, questa distanza è pari a 8 minuti luce, cioè la luce impiega 8 minuti per, partendo dal Sole per arrivare sulla Terra. Ma qui siamo nel Sistema Solare, se ampliamo un attimino la nostra visione e andiamo al di là del Sistema Solare, scopriamo che la stella più vicina, che non per nulla si chiama Proxima Centauri, quindi la stella del Centauro vicina alla Terra, sta a ben 40 miliardi di chilometri. 40 miliardi di chilometri vanno misurati non più in secondi, minuti, vanno misurati in anni luce. Quindi un segnale radio mandato dalla Terra su Proxima Centauri impiegherebbe 4 anni ad arrivare. Se ci fosse un terrestre d'altra parte, dopo altri 4 anni potremmo avere la sua risposta. Quindi è un sistema non molto comodo. Questo per quanto riguarda le stelle, ma la galassia, parlando di galassie, la galassia più vicina, che è quella di Andromeda, dista addirittura milioni di anni luce, quindi circa 2 milioni e mezzo di anni luce. Questa è la più vicina. La più lontana, scoperta fino ad oggi, è distante più di 13 miliardi di anni luce. Tenete presente che l'età dell'universo è 13,8 miliardi di anni luce, quindi questa è una galassia che ci manda una luce che è nata quasi al momento del Big Bang. Tra parentesi, Bessel usava un metodo della parallasse, un metodo trigonometrico, che permette di misurare distanze vicine. Quando parliamo di parecchi milioni di anni luce o miliardi di anni luce, si usano oggi sistemi diversi, basati soprattutto sull'effetto Doppler ottico. Ma direi che questo ci interessa forse un pochino di meno. Ecco, quello che invece ci interessa di più è la scoperta di Messier, che è un astronomo francese, che riguarda la costellazione di Orione. La costellazione di Orione la possiamo vedere molto facilmente d'inverno. Vedete, è fatta da 4 stelle laterali, poi ci sono 3 stelle allineate che formano la cosiddetta cintura di Orione e poi ci sono queste altre 3 più una cosa che non sembra proprio una stella, che sono la spada di Orione. Quindi il mitico cacciatore della mitologia greca Orione è fatto in questo modo. Ecco, nella spada di Orione c'è una cosa che nebulosa, quindi secondo Messier è noto, oltre che per aver studiato le nebulose, anche per aver scritto uno dei primi cataloghi stellari, cioè ha messo insieme più di 100 oggetti celesti, e questo in particolare l'ha chiamato M42, dove in cui M sta ovviamente per Messier. Questa è una nebulosa, quindi una nebulosa è un insieme non tanto di stelle, anche di stelle quando si riuscisse a discriminarla un po' meglio, qui nella fotografia non si vede molto bene, è abbastanza vicina, 1500 anni luce, e notate i colori. Ora, i colori non sono quelli veri, quasi tutte le fotografie astronomiche che ci piacciono sono colorate. Perché? Perché gli astronomi usano la colorazione per individuare ad esempio temperature o materiali diversi l'uno dall'altro. Se fosse fatto in luce naturale non si potrebbe avere questa definizione, questa ulteriore informazione. Allora, se vogliamo ritornare a quello che dicevamo all'inizio, quindi alla serie di domande a cui abbiamo promesso una risposta, allora, all'inizio del Novecento le risposte qual erano? L'universo è stato creato? Sì, ma sempre da Dio, cioè questa non è cambiata. Come è stato creato? Sempre in 7 giorni, quindi sono le due concezioni che ci arrivano dalla Bibbia. Quando? Ecco, il quando invece è cambiato, perché il vecchio calcolo di un biblista che poneva la nascita dell'universo a poco più di 4.000 anni avanti Cristo, è completamente superata, perché gli studi che i geologi hanno cominciato a fare sulle rocce, sui fenomeni naturali, sul vulcanismo, hanno portato a capire che l'età della Terra era, almeno quella della Terra, era molto, ma molto più
alta di 6.000 anni fa. Stiamo parlando di milioni di anni fa. Qual è il posto che noi occupiamo? Abbiamo scoperto che stiamo in una galassia, l'abbiamo chiamata Via Lattea, e il nostro posto è nella Via Lattea. Per quanto riguarda l'universo, cambia nel tempo? Beh, la risposta all'epoca era no, l'universo è sempre stato così, quindi è un universo statico. E la domanda più difficile forse avrà fine, e anche qui, essendo statico, di conseguenza è eterno. È stato creato da Dio, non è mai cambiato, quindi l'universo non avrà mai fine. Poi bisogna anche intendersi sul significato della parola eterno, nel senso che voglia dire che non finisce mai o che c'è sempre stato. Qui sulla seconda parte c'erano discussioni, perché se è stato creato da Dio in 7 giorni vuol dire che prima non c'era, quindi è eterno nel futuro più che nel passato. Siamo arrivati alla fine dell'Ottocento e nasce una nuova scienza che poi verrà chiamata astrofisica, cioè la fisica dell'universo. Uno dei fondatori è questo signore, credo che lo conosciamo tutti, no? Si tratta ovviamente di Einstein, e nel 1905 Einstein pubblica una teoria rivoluzionaria, che poi fu chiamata teoria della relatività ristretta, perché dopo c'era un'altra, 10 anni dopo ne verrà un'altra. E una delle conseguenze di questa teoria, quella che conosciamo un po' tutti, e questa è l'ultima formula che abbiamo nella nostra presentazione, quindi è una formula molto nota, cioè l'energia, c'è un rapporto tra massa ed energia, e il rapporto tra massa ed energia è un numero molto grande, che è il quadrato della velocità della luce. La luce viaggia a 300.000 km al secondo, quindi elevata al quadrato effettivamente da un numero estremamente alto. E questo spiega una risposta a una domanda che risposte ancora non aveva, cioè l'energia del Sole è dovuta alla trasformazione della materia solare, idrogeno sostanzialmente, in energia, tramite una reazione che più tardi verrà poi riconosciuta come una reazione nucleare. Quindi nel 1905 Einstein formula questa teoria, ma 10 anni dopo ne formula una seconda, che amplia, se vogliamo, la prima, e verrà chiamata teoria della relatività non più ristretta ma generale. Il titolo che diede a questa teoria fu Le equazioni di campo della gravitazione, quindi una cosa abbastanza difficile, però sostanzialmente considerava l'universo compreso anche l'accelerazione e quello che allora si riteneva di chiamare la forza di gravità. Poi vediamo meglio di cosa stiamo parlando. Una delle conclusioni a cui Einstein pervenne sviluppando la sua teoria, più che una delle conclusioni, uno dei limiti al quale Einstein si era tenuto è la staticità dell'universo. Cioè, la convinzione scientifica era talmente radicata, nel senso di dire l'universo è statico, che anche Einstein l'accettò. E fu un grosso errore. Anni dopo, quando fu chiaro che l'universo non era statico, Einstein ammise questo errore e disse: questo è stato l'errore più grave che io abbia mai fatto nella mia carriera scientifica. Ma vediamo un attimo allora come mai. Beh, innanzitutto una teoria, per poter essere accettata, deve essere confermata dall'esperienza. E subito dopo, siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale, Eddington, che era un famosissimo astronomo e fisico inglese, partì con una spedizione in un'isola dell'Africa equatoriale, una base era lì, un'altra base era in Brasile, e osservò delle stelle poste nell'immediata vicinanza del Sole. E scoprì che la luce di queste stelle veniva deviata. Quindi quello che lui vedeva era una posizione apparente delle stelle, non era quella vera. Ma non fu l'unica conferma della teoria. Poco dopo, lo stesso Einstein, anzi, riuscì a spiegare la precessione del pianeta Mercurio, cioè il tipo di movimento che Mercurio ha nella sua orbita attorno al Sole, che era inspiegabile con la teoria di Newton, con la teoria della gravitazione universale. Con la nuova teoria di Einstein, invece, questa, come dire, questo comportamento si spiegava perfettamente.
E allora alla fine fu, come dire, gioco forza ammettere che la teoria di Newton, concepita all'inizio del Settecento, era superata da questa nuova teoria. Non era cancellata. La teoria di Newton è quella che noi usiamo tutti i giorni, per tutti, come dire, le situazioni in cui le velocità non sono vicino a quella della luce, in cui le masse non sono vicine a quelle di un buco nero, la teoria di Newton funziona perfettamente. Però quando ci troviamo in situazioni un po' più, come dire, marginali, bisogna sostituirla con questa teoria nuova. E qui finalmente si riesce a spiegare un fatto che era rimasto sconosciuto per un paio di secoli. Avevamo visto prima che Newton descrisse tutto bene, si inventò una matematica, trovò una formula, ma non riuscì mai, non volle mai rispondere alla domanda: ma aspetta un attimo, ma è vero che la Terra, la Luna è tirata dalla Terra, ma non si toccano, la Terra è tirata dal Sole, ma non si toccano, come fanno a interagire gli uni con gli altri? Non c'è un contatto fisico. Bene, la spiegazione invece arrivò adesso e fu la forza di gravità non è una forza nel senso classico del termine, ma è una deformazione dello spazio. Questa deformazione è generata dalla massa del corpo che è presente. Quindi stiamo parlando proprio di una deformazione della struttura dello spazio. Qui c'è questo disegno che si usa sempre, purtroppo è bidimensionale, però secondo me aiuta abbastanza a capire. Cioè, immaginatevi una membrana di gomma, questa azzurra con i quadratini. Ci mettiamo una boccia in mezzo e questa boccia evidentemente deforma la membrana. Se io ho un pallino che ci gira intorno, questo pallino seguirà un'orbita praticamente circolare e non cadrà sulla boccia. Allora, la boccia, se volete, è il Sole, quel pallino lì è la Terra. E quindi la giustificazione di questo fenomeno è dato appunto da quello che questa figura cerca di rappresentare. È chiaro che l'avrebbe fatto in tre dimensioni, ma diventa un pochino difficile, no? Direi che è così. E c'è una frase detta da John Wheeler, che è stato un famoso scienziato americano della fine dell'altro secolo, dell'altro millennio, che sintetizzò questo fenomeno dicendo: la materia dice allo spazio come si deve curvare e lo spazio dice alla materia adesso ti devi muovere in un certo modo, che mi sembra una sintesi così molto, molto comprensibile, no? Di un fenomeno che è assolutamente matematicamente sarebbe estremamente complesso da capire. Bene, allora lo spazio si deforma, quindi perché le masse lo fanno deformare, però direi un po' per nostra fortuna, se guardiamo su una scala un po' più grande, la scala delle galassie, l'universo è isotropo. Cosa vuol dire? Che noi sulla Terra, qualche osservatorio messo su Andromeda, qualcuno messo su una galassia ancora più lontana, lo vede con la stessa forma, lo vede nello stesso, beh, chiaramente da prospettive diverse, però la forma dello spazio è sempre la stessa. E l'altra caratteristica estremamente importante è che l'universo è omogeneo, cioè le leggi della fisica che noi conosciamo sulla Terra valgono in tutto lo spazio, in tutto l'universo. E questo ci permette quindi di fare delle osservazioni, di fare delle misure applicando le leggi della fisica che noi conosciamo. Ecco, il colpo, diciamo, decisivo, il progresso decisivo venne un pochino dopo, e venne per merito di un astronomo americano che si chiamava Hubble, il quale fece due scoperte. La prima, vedete, siamo negli anni 20, vide che le nebulose in realtà ce n'erano alcune che erano più grandi della nostra galassia, non quella di Orione evidentemente, perché sta nella nostra galassia, e quindi capì che le nebulose che si vedevano, tipo quella di Andromeda, tipo le due nubi di Magellano, erano altre galassie. Indipendenti dalla nostra vuol dire che apparentemente, poi non è proprio così, non sono, come dire, collegate alla nostra. In realtà la gravitazione, quella che abbiamo visto prima, agisce anche tra le galassie.
Ecco, la seconda scoperta che fu fondamentale nel 29 è che le galassie, soprattutto quelle più lontane, si allontanano dalla nostra e la velocità di allontanamento non è sempre la stessa. Più le galassie sono lontane, più si allontanano velocemente. E questo fatto viene misurato con una costante che nell'astrofisica è molto famosa, che non è detto che sia proprio una costante assoluta, però diciamo che ha un valore intorno a quello che è scritto lì. Quindi cosa vuol dire? Che ogni parsec, quindi ogni poco più di 3 milioni di anni luce, le galassie si allontanano a una velocità di 70 metri al secondo, chilometri al secondo, che sembra una velocità altissima, ma in realtà non lo è, perché noi a occhio nudo non riusciamo a vedere fisicamente l'allontanamento delle galassie. Lo possiamo misurare utilizzando quello che si chiama effetto Doppler, quindi vedendo lo spostamento verso il rosso della luce che loro ci stanno mandando. Questa scoperta di Hubble era stata anticipata anni prima. Un sacerdote belga che si chiamava Lemaître aveva fatto la stessa scoperta, ma non con un telescopio come fece Hubble, ma semplicemente risolvendo le equazioni di Einstein. Però pubblicò questo risultato su una rivista scientifica belga e nessuno leggeva le riviste scientifiche belghe. Hubble lo pubblicò su una rivista scientifica americana, tutti leggevano le riviste scientifiche americane, e quindi questo concetto venne attribuito ad Hubble, quale non era persona di grande modestia, quindi direi che accettò volentieri insomma questa attribuzione. Ma allora, e qui veniamo a un punto estremamente importante, ma le galassie si allontanano tra di loro. Allora, prima conseguenza: non è vero che l'universo è statico, l'universo si espande. Quindi Einstein, come d'altronde ammise lui stesso, si era sbagliato. Ma se l'universo si espande, se io adesso cerco di tornare indietro nel tempo, cosa vuol dire? Vuol dire che anni fa le galassie erano più vicine di quanto lo sono adesso. Se vado ancora più indietro, e quindi stiamo parlando di miliardi di anni, e arrivo a un punto in cui tutto l'universo era concentrato in un punto solo, e quindi l'universo deriva da questo punto e deriva da quello che chiamiamo ormai un po' tutti, direi, Big Bang, cioè, che letteralmente vuol dire grande esplosione. Poi vediamo che non è stata una grande esplosione, e questo termine venne usato da un famoso astronomo inglese che si chiama Hoyle in modo derisorio, perché lui era convinto che invece l'universo diciamo fosse sempre esistito e il suo ingrandimento era dovuto all'apporto di nuova materia. Non si spiegava bene da dove questa arrivasse, però matematicamente la teoria stava insieme. Quindi bastavano pochi atomi per metro cubo per poter causare questa espansione. Questo concetto poi è stato superato e oggi noi parliamo normalmente di Big Bang. Allora, siamo arrivati a un punto importante. Come vedete da questa tabella, le prime due domande hanno risposte diverse. Quindi l'universo è stato creato, sì, non si dice più da Dio, come non in 7 giorni, ma con questo fenomeno che dopo vedremo un po' meglio, che si chiama Big Bang. Quando si è riusciti anche a determinare il tempo, circa 13 miliardi e 800 milioni di anni fa. Ma se l'universo si espande, dove siamo noi? Possiamo essere un punto qualsiasi, non c'è un centro dell'universo, quindi noi siamo in un punto di questo universo. L'universo cambia, è certo che cambia, se è in espansione è chiaro che cambia continuamente. Avrà fine? La risposta è sì. Poi, alla fine vedremo come. Ci sono tre teorie che possono spiegare questo sì in tre modi un pochino diversi. Allora, cominciamo a parlare di Big Bang. Prima cosa cerchiamo di capire che cosa non è.
Il Big Ben non è questa cosa qua, cioè, questa bellissima fotografia, non so bene di che cosa, no? Alla fine rappresenta un'esplosione, vedete, c'è un punto lì da cui si dipartono particelle, raggi, materia, non so, sembra un'esplosione di una bomba quasi. Bene, l'universo, non, il Big Ben, scusate, non è questa cosa qua. Ma se non è questa cosa qui, allora che cos'è? Cerchiamo di capire che cos'è. Allora, il Big Bang è il modello che la scienza attuale accetta come il modello più preciso che spiega come l'universo è stato creato, o meglio, che origine ha avuto l'universo. Un'origine molto lontana nel tempo, partendo da un punto singolo in cui la densità e la temperatura erano infinite. Questo punto, matematica, viene chiamato singolarità, e in questo punto ci sono delle condizioni talmente estreme, stiamo parlando di valori infiniti, per cui le leggi della fisica che noi conosciamo non possono essere applicate in questa situazione. Ma questo è il punto di inizio, dopodiché l'universo inizia a espandersi. E cosa fa? Crea, diciamo, genera tutto quello che noi vediamo, che è la materia, chiamiamola ordinaria, ma ha generato anche quello che non vediamo, che è la maggior parte del totale, cioè sia la materia oscura che l'energia oscura. Ma non solo, ha generato lo spazio e il tempo. Quindi non è un'esplosione in uno spazio, cioè un'esplosione ha bisogno di uno spazio per avvenire, no. Qui, da questa singolarità, si sono creati anche lo spazio e anche il tempo. Ultima cosa, abbiamo detto quando è stato il punto di inizio, 13,8 miliardi, e questa espansione è ancora in corso, non è finita. E tra l'altro, e questa è una delle grandi scoperte dell'astrofisica di fine millennio, la velocità di espansione dell'universo aumenta. Quindi non solo si espande, ma si espande in modo sempre più veloce. Ecco, c'è un bel disegno che può essere difficile da afferrare immediatamente, però cerchiamo di seguirlo. Allora, questo è il Big Bang all'inizio. Lasciamo perdere cosa vuol dire fluttuazioni quantiche. Diciamo che nei primi istanti dell'universo, in un periodo estremamente breve, non abbiamo leggi fisiche da applicare. Immediatamente dopo c'è stato un fenomeno che è stato chiamato inflazione, cioè l'universo si è espanso a una enorme velocità, che non è una velocità maggiore della luce, perché non è lo spazio che si espande, non è la materia che si muove a una velocità maggiore della luce. Poi, per un certo periodo, l'universo era talmente denso che i fotoni, quindi le particelle che portano la luce, diciamo che portano il campo elettromagnetico, non erano in grado praticamente di muoversi, urtavano continuamente con questa massa di materia estremamente densa. Dopo circa 400.000 anni, 380.000 anni, la densità dell'universo è diminuita, mentre la sua dimensione aumentava, e i fotoni hanno potuto cominciare a uscire da questo guscio di materia. E quindi finisce quella che è stata chiamata l'era oscura. Dopodiché l'universo si espande, vedete che questa dimensione aumenta, intorno a 400 milioni di anni fa, più o meno naturalmente, si sono formate le prime stelle, l'universo si espanse e guardate qui cosa succede. Questa curva, cioè questa forma, non è un cilindro o un cono, è un qualcosa che sta aumentando, qui velocità di espansione sta ancora aumentando. WIMAP è il satellite che ha permesso di fare queste osservazioni. Qui vogliamo fare un esempio un po' banale, però secondo me spiega molto bene. Cioè, a sinistra abbiamo una palla di pasta, no? Con le uvette, i canditi, il lievito, tutte quelle cose dentro, che i cuochi sanno benissimo fare, e poi viene messa in forno e dopo un po' viene fuori questa bellissima torta. Allora, vedete che la quantità di materia è la stessa, non è che se ne sia aggiunta.
Guardate lo spazio occupato da questa quantità di materia, quanto è aumentato. E se voi pensate che ogni uvetta sia una galassia, prendiamo queste due. Guardate, erano abbastanza vicine, no? All'epoca della pasta. Queste stesse due, magari oggi ce n'è una qui e una qui. Quindi la distanza tra le galassie, come giustamente aveva scoperto Hubble, sta aumentando, mentre l'universo si sta espandendo. Qualche numero, ma solo perché secondo me è utile per avere una dimensione di quello che è successo. Ebbene, detto che all'inizio abbiamo una singolarità di cui non sappiamo dire nulla perché non abbiamo gli strumenti né fisici né matematici per poterlo dire. Sappiamo che il diametro dell'universo, perché questo è stato determinato, era dell'ordine di 10 preceduto da 33 zeri centimetri. La temperatura in gradi Kelvin, ma in Celsius non sarebbe molto diverso, era di 10 con 30 zeri dopo. E questo periodo, chiamiamolo periodo, che si chiama era di Planck, in onore del fisico tedesco Planck, durò un tempo così breve che è anche difficile da chiamare, cioè un tempo che era in secondi da 1,0 seguito da 43 zeri secondi. Quindi stiamo parlando di valori estremamente piccoli. E dopo? Beh, dopo abbiamo visto prima, no? Tra la fine dell'era di Planck, quindi 10 alla meno 43 secondi, e tempo brevissimo anche qui, 10 alla meno 32, avviene questo fenomeno che abbiamo chiamato inflazione. Il volume dell'universo aumenta in modo più che esponenziale, non saprei neanche come definirlo, aumenta di 10 seguito da 78 zeri volte. Durante l'inflazione non esisteva materia ordinaria, cioè la materia che conosciamo oggi, però alla fine di questo fenomeno cominciano a crearsi le prime particelle, quelle che poi andranno a formare i nuclei, gli atomi, insomma, e tutto quanto noi conosciamo. Dopo stiamo parlando sempre di tempi di una brevità inimmaginabile. Dopo un milionesimo di secondo comincia a agire il campo di Higgs. Qui occorrerebbe una presentazione a parte per parlarne. Diciamo solo che il campo di Higgs è quello che dà la massa alle particelle costituenti la materia. È come se desse dell'inerzia, quindi facesse resistenza al moto di queste particelle, e l'inerzia equivale a una massa. Quindi prendiamolo in questo modo. Sapete che il veicolo, cioè l'oggetto, la particella che trasmette questo campo, è il famoso bosone di Higgs, di cui insomma hanno parlato, che ormai data già da più di 10 anni, quindi sembra una scoperta recentissima, comincia a non esserlo più, e fu trovato proprio al CERN di Ginevra, in cui la direzione era di una scienziata italiana, quindi un pochino d'Italia c'è anche in questa grande scoperta. Cominciano a formarsi gli adroni. Cosa sono? I protoni e i neutroni, quindi costituenti dei nuclei degli atomi. La temperatura è molto diminuita, è sempre 10 con 13 zeri gradi, quindi insomma sono 10.000 miliardi di gradi, se non sbaglio a mettere gli zeri, quindi temperature estremamente elevate. E dopo, qui cominciamo a avere dei tempi, diciamo, più misurabili. Un centesimo di secondo, la temperatura è di soli 100 miliardi di gradi, cominciano a formarsi i leptoni, le particelle leggere, quindi gli elettroni e i fotoni. Dopo 14 secondi, passiamo ormai a tempi misurabili con un orologio normale da polso, la temperatura è scesa a 3 miliardi di gradi, quindi i protoni, gli elettroni che abbiamo visto prima, possono unirsi, possono formare i primi nuclei atomici. Come dicevo prima, comunque la densità è talmente alta che i poveri fotoni non riescono ad uscire, insomma, continuano a urtare contro queste particelle. Bisognerà aspettare tanto, quasi 400.000 anni,
La temperatura è di 3.000 gradi. Ecco, 3.000 gradi è una temperatura bassa su scala universale. Se voi pensate che la temperatura della superficie solare è di circa 6.000 gradi, quindi qui stiamo parlando di temperature che si possono raggiungere ormai, credo, anche sulla Terra, con certe tecnologie. L'universo non è più opaco, i fotoni cominciano a diffondersi e si iniziano a formare le stelle. È un processo lungo la formazione di una stella. Dopo circa 400 milioni di anni, si accendono le prime stelle, si innescano le reazioni nucleari che danno luogo al brillamento, fatemi dire così, delle stelle e compare la luce. Un paio d'anni fa è stato lanciato un telescopio a infrarossi che si chiama James Webb, che tra le altre cose andrà a guardare in tempi così lontani, intorno tra i 400 e i 700 milioni di anni, per capire meglio questo fenomeno dell'accensione delle prime stelle. Allora, nascono le stelle, abbiamo detto. Come nascono? Bah, insomma, è abbastanza semplice, non è molto contestata questa ipotesi. Le stelle nascono all'interno di queste nubi di gas. L'universo è pieno di idrogeno, ci possono essere dei piccoli accumuli, quindi l'attrazione gravitazionale funziona attirando queste molecole di idrogeno o anche di elio o di altri materiali presenti nell'universo, tutti materiali leggeri naturalmente. Il gas diventa sempre più denso, si condensa, diventa più denso, comincia a precipitare, si crea, la temperatura aumenta perché l'energia gravitazionale viene convertita in temperatura, l'attrito genera alta temperatura. Se si riesce ad arrivare a temperature di circa 15 milioni di gradi, si innescono le reazioni nucleari. Allora, innescandosi le reazioni di fusione, quindi ci sono degli atomi di idrogeno che si uniscono tra di loro dando origine ad atomi di elio, la stella comincia quindi a funzionare, comincia a bruciare, diciamo, a generare energia. Sono tempi lunghi, si pensa che il nostro Sole abbia chiesto centinaia di milioni di anni per diventare quello che è. Altre stelle impiegano molto meno, altre ne impiegano anche un pochino di più, dipende dalle masse che le stelle hanno. E beh, però create le stelle, passo dopo, galassie, quindi che sono poi, come abbiamo visto, insiemi di centinaia di miliardi di stelle. E le galassie come si formano? Beh, dopo il Big Bang ci sono delle regioni di spazio in cui la densità della materia è un pochino più alta e quindi cominciamo ad avere dei nuclei, chiamiamoli così, di condensazione di materia. Si formano più o meno all'età di formazione delle stelle. E protogalassie, perché sono galassie molto antiche, no? Si formano e poi sono normalmente dimensioni non molto grandi, ma si fondono con altre galassie vicine e quindi questo incontro, questo come dire, congiungimento di galassie porta a creare galassie sempre più grandi, che sono quelle che noi riusciamo a vedere con i nostri telescopi. Una fotografia sempre colorata di una galassia spirale, vedete, classica, no? Un centro molto luminoso e i bracci in cui sono situate le stelle. Allora, quindi abbiamo detto, 400 milioni dopo il Big Bang si creano le stelle e poi si creano le galassie. Adesso sono passati quasi 14 miliardi di anni e questo processo continua, quindi continuano a formarsi stelle, continuano a distruggersi o a trasformarsi stelle, continuano a formarsi nuove galassie. La differenza fondamentale è che i 3.000 gradi di cui parlavamo prima sono diventati molto di meno, sono diventati 2,7, 3 gradi Kelvin è molto vicino a meno 270 gradi Celsius, quindi a temperature che credo no, che naturalmente sulla Terra non si verificano, artificialmente si riescono a fare temperature anche più basse di questa. Questi 2,7 gradi è la temperatura di quella che viene chiamata radiazione cosmica di fondo,
Abbiamo visto prima, no, che dopo 380.000 anni comincia a diffondersi la radiazione e la temperatura di quella radiazione lì. Qui c'è una bellissima foto fatta dal satellite, credo che sia WIMAP, e voi vedete che ci sono delle zone azzurre e delle zone arancioni, rosse, diciamo. Che cosa, questa è una fotografia, anche se forse un po' improprio, era un rilevamento di temperatura. Ci sono temperature più calde e temperature più fredde. Questa è un'immagine dell'universo presa da questo satellite. Queste differenze sono piccolissime, si parla di una parte su 100.000, quindi abbiamo delle strumentazioni che sono in grado di rilevare differenze di temperature di un centomillesimo di grado. Scusatemi se è poco veramente, no? E queste differenze di temperature si pensa che corrispondono a quelle disomogeneità di cui parlavamo prima, no? Del plasma originario, e queste disomogeneità sono quelle che hanno poi dato origine alle galassie. Va bene, abbiamo fatto un excursus nel passato, vediamo un attimo oggi come stiamo. Beh, oggi, l'universo, gli astrofisici hanno individuato delle strutture a cui hanno dato certi nomi, e queste strutture in ordine di grandezza sono, vabbè, Sistema Solare, 0,20 anni luce, poi ci sono le galassie, la nostra Via Lattea ha un diametro di circa 100.000 anni luce. Poi c'è un gruppo locale, e cosa vuol dire? Sono alcune galassie che sono vicine, abbiamo detto prima di Andromeda, Nubi di Bagellano, Via Lattea, l'ordine di grandezza è il milione di anni luce, quindi siamo già a distanze molto più grandi. C'è un gruppo di 14 galassie che viene chiamato Consiglio dei Giganti, l'ordine di misura delle distanze è già di 10 milioni di anni luce, e poi ci sono gli ammassi, cioè sono accumuli di galassie tante, la nostra fa parte di questo ammasso della Vergine, 1500 galassie, poi ci sono i superammassi che sono ammassi di ammassi, il nostro si chiama Lagnachea, lo vediamo meglio dopo, poi ci sono quelli che si chiamano filamenti di parete e poi finalmente c'è tutto l'universo visibile, che la galassia più lontana, abbiamo visto all'inizio, dista 13 miliardi e mezzo di anni luce, quasi 13 miliardi e mezzo di anni luce. Allora, vediamo un attimo le nostre strutture. Beh, questo lo conosciamo tutti, no? Il sistema solare. Questo non è tutto il sistema solare, anzi, diciamo che su scala dimensionale è una piccola parte del sistema solare, però è il sistema dei pianeti. Quindi i pianeti che noi conosciamo, Mercurio, il nostro, i pianeti Marte e tutti gli altri. Il sistema solare è fatto anche da altre cose. Dopo ci sono. C'è una cintura di asteroidi che qui non è raffigurata, poi c'è la nube da cui provengono le comete, ci sono tante altre cose, no? Ma diciamo sostanzialmente il sistema solare è fatto in questo modo. L'altra struttura, abbiamo detto, sono le galassie. La Via Lattea, abbiamo già visto prima quante stelle ci sono, quanto è grande, potrebbe essere molto più grande di 100.000 anni luce, misure sono in corso, ma prendiamo per buono quanto è stato accertato finora. Poi ci sono tante altre galassie, la stima più recente è di 170 miliardi di galassie. Se ogni galassia contenesse 300 miliardi di stelle, se vogliamo poi fare la moltiplicazione, arriviamo a numeri di 10 seguiti da 18-20 zeri, quindi un numero inconcepibile, tutto sommato. Ci sono galassie di tipo diverso, quelle classiche come la nostra, questa chiamata Sombrero per la forma, quindi vedete, sono molto belle, ci sono svariati tipi e classificazioni di galassie, che possiamo anche non stare a vedere. Allora, parlavamo prima, c'è un ammasso della Vergine, ecco, questa è una foto vera, anche se colorata, fatta con un telescopio. Ci sono 1500 galassie accumulate si fa per dire, perché le distanze sono di decine di milioni di anni luce. Sono talmente lontane che la velocità di allontanamento è molto alta, arriva addirittura a 1000 km al secondo e otticamente non riusciamo a vederla, è ancora troppo poco. Un po' di questi ammassi, come vedete, formano i superammassi. Questo qui è il nostro.
L'hanno chiamato l'Agnakea, in hawaiano significa immenso paradiso, probabilmente l'hanno scoperto da uno dei numerosi telescopi che sono nelle isole Hawaii, contiene 100.000 galassie, il diametro è quasi mezzo miliardo di anni luce, quindi stiamo arrivando a delle strutture immensamente grandi. E poi ci sono questi i filamenti cosmici che non sono delle galassie, sono chiamate strutture, sono delle strutture di gas e di materia oscura, di cui parleremo ovviamente dopo, che collegano i diversi ammassi di galassie. Questa non è una foto, è un disegno, diciamo, no? Fa un po' vedere quello che potrebbe essere un filamento che parte da un ammasso di galassie e va a finire ad un altro. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di gas o di materia oscura. A questo punto ho visto un mucchio di cose, ma nell'universo c'è anche qualche altra cosa? Tante cose. Qualcuno è molto vicino, no? Dicevamo prima. Meteoriti, queste pure sulla Terra arrivano. Ci sono gli asteroidi, questi anche loro ogni tanto arrivano sulla Terra con effetti catastrofici. Pensate alla famosa estinzione dei dinosauri 66 milioni di anni fa, fu causata da un asteroide particolarmente grande. Ci sono i planetoidi, quindi non più pianeti, ma corpi più piccoli, che vengono chiamati planetoidi, che ruotano o intorno al Sole come Plutone, o addirittura possono essere dei satelliti dei grandi pianeti esterni, tipo Saturno o tipo Giove. Ci sono le comete. Le comete provengono normalmente, cioè credo tutte, dall'interno del Sistema Solare. Ci sono delle zone in cui queste comete vengono formate, diciamo abitano, ogni tanto transitano vicino al Sole e noi possiamo vederlo, quella di Halley, tanto per fare un nome. Alcune sono periodiche, quella di Halley ne è una, altre invece no, si vedono una volta sola e poi magari tra qualche decina di migliaia di anni compariranno di nuovo. E poi? Queste sono le cose vicine, poi sono quelle lontane, e quelle lontane sono questo che è importantissimo, i pianeti extrasolari, cioè le stelle, non solo il Sole ha dei pianeti, ma anche altre stelle ne hanno. Tenete conto che oggi sono stati già individuati più di 5.000 pianeti extrasolari. La domanda successiva se c'è vita o no, ma non è argomento di questa sera. I resti di supernove, questo che cos'è? È una stella che diciamo esplosa, questa deve essere qua del granchio, quindi esplosa nel Medioevo, e questo è quanto oggi ne rimane. Sono sostanzialmente gas e polveri che si allontanano da questo centro in cui all'epoca esisteva una stella. Oggi in questo centro probabilmente c'è una stella di neutroni, potrebbe anche esserci un buco nero, questo lo vedremo poi successivamente. E cose ancora più lontane sono i quasar, quindi sono delle stelle estremamente luminose che possono emettere luce, energia equivalente a quelle di una galassia. Ci sono queste nubi, ecco questa è una foto colorata, queste sono nubi di gas, nubi di polvere, queste sono chiamate i pilastri della creazione, non sono lontanissimi, credo siano sui 15.000 anni luce, però la forma, no? Molto strana che hanno, li hanno fatti chiamare in questo modo. Questo è uno dei motivi per cui il famoso telescopio Webb non è ottico ma è infrarosso, perché può passare attraverso questi ammassi di nubi, cosa che invece il telescopio ottico non potrebbe fare. C'è ancora una cosa. C'è questa cosa qua. Questo che cos'è? Questa è una foto che probabilmente diventerà storica, è la prima fotografia che sia stata fatta di un buco nero. Il buco nero non si può vedere. Quello che voi vedete, che noi vediamo, è la materia surriscaldata a causa della trazione gravitazionale, della perdita di energia potenziale di attrito, che sta precipitando all'interno del buco nero. È una fotografia fatta credo un paio di anni fa, ce ne sono delle altre, questa è stata però la prima. Quindi ci sono i buchi neri.
Domanda, cos'è un buco nero? Beh, un buco nero, molto rapidamente, è questa cosa qui. C'è una nebulosa, si creano delle stelle. Queste stelle hanno una vita, quindi hanno un percorso, possono trasformarsi in giganti rossi, quindi stelle molto grandi di bassa temperatura. Ad esempio Betelgeuse nella costellazione di Orione è una di queste. Questa instabilità, quindi sono stelle che diventano instabili, possono esplodere, fatemi dire così, in una supernova. Abbiamo visto prima, no? Che cosa ne è rimasto. E quello che ne rimane, a parte una nube di gas in espansione, può essere o una stella di neutroni oppure un buco nero. Vediamo un po' meglio. Buchi neri perché? Perché hanno una massa tale, in uno spazio molto piccolo, che generano un'attrazione gravitazionale così forte che niente può uscire dal buco nero, nemmeno la luce. Cioè la velocità di fuga, cioè quella che ti permette di vincere l'attrazione gravitazionale del corpo, è superiore a quella della luce. Quindi credo che sulla Terra sia 11 km al secondo o qualcosa del genere, ma qui è più di 300.000 km al secondo. Come abbiamo visto, si formano quando una supernova collassa, deve essere di una certa massa, perché se la massa di quello che rimane, no, dopo l'esplosione è maggiore di tre masse solari, continua a contrarsi, non c'è nulla che possa arrestare questa contrazione fino a formare un buco nero. Se invece è minore, la contrazione si ferma a uno stadio che si chiama stella di neutroni, che ha una densità cucchiaino di una stella di neutroni, pesa alcune centinaia di tonnellate, forse alcune migliaia di tonnellate, e è fatta di neutroni sostanzialmente, no? È talmente densa, se no diventa questo, quello che abbiamo chiamato buco nero. Ecco, la cosa interessante è che pare che in ogni galassia nel centro ci sia un buco nero, e ovviamente c'è anche nella nostra. Nella nostra galassia quindi c'è un buco nero che è stato chiamato Sagittarius A, non è lontanissimo, 27.000 anni luce nell'universo sono dietro casa, non è enorme, però ha già una bella massa di 4 milioni di soli e attira materiale. Attirerà anche la Terra? Bah, forse no, però la materia più vicina sicuramente sì. Ok, abbiamo visto quello che, vediamo, scusate il bisticcio, ma però c'è molto di più. Finora abbiamo visto cose che o vediamo con i telescopi, o con i radiotelescopi, o con i telescopi infrarossi, oppure riusciamo a sapere che cos'è. Ma tutto quello che abbiamo visto, comprese queste enormi strutture come gli ammassi di galassie, i buchi neri supermassicci, tutto questo rappresenta meno del 5% di quello che esiste. Quindi le cose che noi riusciamo, fatemi dire, a captare sono il 5% del totale. E quindi il 95% dell'universo non sappiamo che cos'è, non siamo in grado di definirlo in modo preciso. Però qualcosa siamo riusciti a fare, eh? Quindi abbiamo visto, abbiamo diviso, no? Massa ed energia presenti nell'universo, abbiamo individuato tre categorie. Uno, quella che dicevo prima, meno del 5%, la chiamiamo materia ordinaria, diciamo quella visibile o misurabile. Però ce n'è un'altra materia che, non sapendo come chiamarla, abbiamo chiamata materia oscura, che è più di un quarto del totale dell'universo. Ma c'è molto di più, quasi il 70% è una cosa che chiamiamo energia oscura. Quindi la nostra conoscenza è limitata a questa frazione, la fettina della torta totale. Questa fettina della torta totale, che è questo pezzo qui, no? Questa è materia oscura, questa è energia oscura, questa è materia ordinaria, ma ancora di quella materia ordinaria la maggior parte è gas libero, sono idrogeno e elio liberi. Circa l'1% è roba che vediamo veramente, e quindi tutte le stelle, le galassie, è lo 0,5% di questo totale. Poi c'è una parte che è attribuita ai neutrini, di cui si discute se abbiano massa o meno, non sono aggiornati in materia,
E poi c'è questa frazione dello 0,03% che è fatta di elementi pesanti, quindi né idrogeno né elio. E noi come esseri umani stiamo lì. Quindi siamo, beh non solo noi naturalmente, siamo una piccolissima parte, la Terra sta lì ad esempio, no? Le stelle no, le stelle abbiamo visto che stanno da un'altra parte, quindi la materia solida, diciamo la materia pesante, è lo 0,3 per mille del totale dell'universo. Ma come mai queste cose? Insomma, qui parliamo di negli anni 30, questo famoso astronomo americano, osservando le galassie spirali, quelle come la nostra per intenderci, vedeva che la velocità con cui questi bracci di galassia ruotavano intorno al nucleo centrale era troppo alta. C'è una formula matematica che dà la velocità di rotazione in funzione della massa, lasciamola stare. Quindi quello che lui notò era questo. Quindi ci doveva essere della materia in più sostanzialmente per giustificare questa velocità. E quindi lui disse, sì, e poi dopo, esiste dell'altra materia, non la vediamo, chiamiamola materia oscura. Cos'è? Non lo sappiamo. Ho scritto ancora perché prima o poi lo sapremo, ma oggi non lo sappiamo. E questa è stata la prima sorpresa. Poi ce n'è stata un'altra. Questo è molto più recente, fine degli anni 90, lo dicevo prima parlando dell'espansione, si è scoperto che sì, l'universo si espande, ma invece di rallentare come si pensava, questa velocità aumenta ed aumenta da tanto tempo, da circa metà della vita dell'universo stesso. Quindi da circa metà della sua vita l'espansione accelera. Quindi qui vedete in questo disegnino, si vede qui c'è la Big Bang, no? Qui è tutta una cosa, un'espansione a velocità costante, poi da 7 miliardi e mezzo di anni fa questa velocità sta aumentando. E allora uno dice, ma perché? L'ipotesi che oggi viene condivisa è che esiste un'energia che è causa di questa espansione. E direi, è un po' strano, no? Perché un'energia che agisce come una forza repulsiva, quindi è come fosse il contrario della gravità. E quindi questa causa un allontanamento delle galassie tra di loro, causa un aumento della velocità di espansione dell'universo. Cos'è? Boh, anche qui. Non lo sappiamo ancora, lo sapremo, non so, tra quanto tempo. Ultima cosa, parliamo della forma dell'universo, e qui ci sono questi tre disegni che apparentemente questi non lo sono. Quando noi, a scuola, che cosa abbiamo studiato? Quando abbiamo studiato la geometria euclidea, quella, no? Che deriva dai greci, che sostanzialmente è la geometria piana, no? Noi tutta la nostra geometria l'abbiamo fatta su un foglio di carta, su un piano. Esistono altri due tipi di geometria, una che invece di considerare un piano considera una sfera, che viene chiamata ellittico sferica, e un'altra che considera questa strana forma, diciamo, viene detta forma a sella, che si chiama geometria iperbolica. Ma voi dite, ma a noi cosa interessa questa cosa qua? Interessa perché qual è la geometria dell'universo? Dipende da questa omega, vedete che è riportato qui, che è la densità dell'universo, cioè quanta materia c'è nell'universo. E la densità critica, cioè quella che ti fa passare da 1 a meno 1, a più, a minore di 1 o maggiore di 1, è praticamente il vuoto, cioè è un vuoto che noi non siamo in grado di riprodurre artificialmente, equivale a 3 protoni, cioè 3 particelle nucleari in un metro cubo di spazio. Quindi è una cosa assolutamente al di fuori delle nostre capacità. Allora, a seconda che questa densità critica sia maggiore, questa densità sia maggiore di quella critica, avremo questo tipo di geometria. Se minore, avremo questa. Se fosse uguale a 1, cioè 3 protoni circa, avremo una geometria piana, che è quella che abbiamo studiato a scuola. E questo è importante perché, e qui parliamo del futuro dell'universo, perché se l'universo ha una geometria ellittica,
sferica, diciamo, quindi c'è un po' più di materia di quella critica, dopo un po' di miliardi di anni l'universo si rinchiuderà di nuovo in se stesso. Se invece ci fosse meno materia, quindi la densità critica è minore di 1, l'universo si espanderà per sempre, perché non avrà la forza di attirarsi come nel primo caso. Se invece fosse uguale a 1, è uguale a 1, insomma è un po' difficile, no? Che sia esattamente uguale a 1, però diciamo è la situazione tra queste due, e non siamo molto sicuri. Oggi c'è un'ipotesi che nel nostro universo omega valga circa 1. Quindi è la stima migliore che si è fatta, però capite che basta essere un poco di più, un poco di meno, la situazione cambia completamente. Allora, vogliamo parlare del futuro dell'universo, però magari prima ci interessa parlare del futuro della Terra. No? Allora, cosa succede? La nostra Terra, cosa succede nel futuro della nostra Terra? Bene. Il Sole è più o meno a metà vita oggi, si è formato circa 5 miliardi di anni fa, fra più o meno altrettanto, come tutte le stelle, il Sole cambierà aspetto, diventerà quella che si chiama una gigante rossa, cioè una stella molto più grande di quella che è oggi, ma molto più grande vuol dire che l'orbita diventerà addirittura più grande, il diametro di questa... nuovo Sole sarà più grande del diametro dell'orbita di Venere, quindi Venere sarà conglobata qui dentro. E voi capite che Venere e la Terra non sono poi così lontane. Dopodiché il Sole si contrae, avrà bruciato tutto l'idrogeno, no? Avrà bruciato quasi tutto l'elio, che è la trasformazione dell'idrogeno, si contrae e forma quella che si chiama una nana bianca, quindi una stellina grande più o meno come la Terra. Quindi vedete, il diametro attuale diventa più grande dell'orbita di Venere, più piccolo della Terra, più o meno grande come la Terra. E allora, man mano che c'è la trasformazione verso questa situazione, l'energia irradiata dal Sole aumenterà. Tra non molto vuol dire quasi un miliardo di anni, la temperatura sulla Terra sarà superiore a 100 gradi, quindi non ci sarà più acqua liquida sulla Terra. Se non ci sarà più acqua liquida sulla Terra, il significato è molto semplice, non ci sarà più vita, almeno quella che conosciamo, sulla Terra. Allora, quindi questo è cosa succederà alla Terra. Vediamo l'universo, cosa gli succede. Allora, abbiamo detto ci sono tre possibilità. Sempre con termini inglesi, il big crunch, quindi il grande crunch, il grande morso, la grande contrazione. L'universo si contrae e diventa un buco nero. Big freeze, il grande raffreddamento. L'universo si espande talmente tanto, la temperatura diventerà talmente che tutto quello che noi vediamo e non vediamo si allontanerà e sparirà. Terza ipotesi, simile alla seconda. L'allontanamento, l'espansione accelera al punto tale che questa forza, questa energia oscura dilanierà tutte le strutture fisiche che noi conosciamo. Quindi in ogni caso l'universo non è considerato eterno, può finire in uno di questi tre modi, ma vediamo un attimo. Big crunch, cioè la contrazione, quello vuol dire che massa e energia sono più alte di quella critica, l'universo adesso si espande, la espansione a un certo punto rallenterà, l'universo si concentrerà sempre di più e torneremo in una situazione tipo quella immediatamente prima del Big Bang. Quindi si concentrerà tutto in una singolarità. E allora magari ci sarà un altro Big Bang, no? Cioè le condizioni sono le stesse. E quindi si formerà di nuovo una situazione come quella attuale e poi si contrarrà di nuovo. Quindi diventerà un ciclo che in questo caso diventerebbe eterno. Cioè forse è già esistito prima per sempre. Quindi questa è un'ipotesi di universo eterno, molto strana come vedete, va da un Big Bang ad un altro. Invece il grande raffreddamento, se di materia non ce n'è abbastanza, i vari componenti dell'universo si allontanano, quindi l'entropia, cioè il grado di disordine, diventerà il massimo, diventerà altissimo, l'energia
si distribuisce dappertutto, perché l'universo diventerà, le dimensioni dell'universo aumenteranno moltissimo, e quindi dopo un po' sarà gioco forza che le stelle esauriscono il combustibile e si spengono. 10-14 anni sono 100.000 miliardi di anni, quindi i tempi sono estremamente lunghi. Dopo un tempo ancora più lungo non ci saranno più le galassie, non ci sono più le stelle, spariranno le galassie. Dopo un tempo ancora più lungo si disintegrano, decadono anzi, più che si disintegrano, anche i protoni. Dopo un tempo, 10 anni, seguito da 65 zeri, evaporano anche i buchi neri. L'evaporazione dei buchi neri è un fenomeno fisico dimostrato e accertato. La temperatura diventerà 0 Kelvin e non ci sarà più materia, e quindi l'universo sparirà. Finisce il tempo, forse. La terza ipotesi, che è molto simile alla seconda, se questa energia oscura, di cui ignoriamo ancora la vera essenza, superasse un certo limite, un certo valore, e sappiamo che questa genera una repulsione, le galassie si allontanano da loro, le stelle si separano dalle galassie, i pianeti si allontanano dalle stelle, gli atomi si allontanano da loro, quindi ci sarà, tutto si disgregherà, no? E alla fine rimangono solo le particelle elementari, quindi i quark, i fotoni e gli elettroni, che però non agiscono più tra di loro, no? Quindi è tutta, sono particelle sparse. Qui c'è una figurina, no? Che cerca di far vedere come siamo oggi, e tra alcuni miliardi di anni ci sarà questa rottura, no? Della materia dell'universo. E guardate che i tempi poi accelerano tantissimo. 60 milioni di anni prima della grande frattura si distruggono le galassie. 3 mesi prima il sistema solare, 30 minuti prima la Terra e pochi secondi prima pure gli atomi. Quindi è un processo che accelererà poi in modo più che esponenziale. E poi, anche qui, non sappiamo. Va bene, abbiamo detto all'inizio, abbiamo proposto alcune domande a cui credo abbiamo dato risposta. Poi ci sono quelle che invece non hanno risposta, non siamo in grado di dare una risposta. Quali sono? Cos'è la materia oscura? L'abbiamo visto prima. Non lo sappiamo, ma io su questi primi due punti non ho dubbi che si riuscirà a capire, a misurare, a vedere di che cosa si tratta. Oggi no, quindi materia oscura, che cosa siano materia oscura e energia oscura, sono domande a cui non abbiamo risposta. È finito o infinito? Anche qui dipende dalla geometria. Einstein pensava che fosse infinito, poi gli venne qualche dubbio. Oggi non lo sappiamo esattamente. Ecco, altra domanda interessante, ma perché l'universo è fatto così? Nell'universo ci sono delle costanti estremamente precise che, se fossero un po' diverse, l'universo non sarebbe fatto in un altro modo. Non so, la carica dell'elettrone, per dire uno, la costante di struttura fine, la velocità della luce. Ecco, la risposta classica perché è fatto così è il cosiddetto principio antropico: è fatto così perché, se non fosse fatto così, noi non saremmo qui a vederlo. Che può essere una buona risposta. Uno potrebbe dire: ma allora è stato fatto così perché permetta a noi di viverci? E qui cominciamo a scivolare un po' più nella filosofia piuttosto che nella scienza. E l'ultima domanda recente: ma ce n'è uno solo? Cioè, l'universo è l'unico? Tutti saremmo portati a dire: sì, c'è solo questo. Ma questa conferenza è stata intitolata Il nostro universo, e quindi a sottintendere che, se c'è il nostro, c'è anche degli altri, no? Quelli di qualcun altro. E forse il punto: non c'è solo questo universo, perché teorie recenti, matematicamente fondate e fisicamente fondate,
basate sulla fisica quantistica, prevedono che il numero di universi non sia uno, ma possa essere addirittura infinito. Questo comporterebbe dimensioni che non sono solo le tre che noi conosciamo, si arriverebbe a 10 o 11 addirittura, però addirittura c'è già qualcuno che pensa, ma se ci sono tutti questi universi, possiamo andare da uno all'altro. C'è un racconto di Asimov in cui c'è proprio una situazione di questo tipo, di universi paralleli in cui si pensa di andare dall'uno all'altro, ma non lo sappiamo, no? Possono esserci altre dimensioni, dicevo prima, possono esserci tanti universi paralleli e anche qui si sta studiando e può darsi che tra un po' ne sapremo di più. Una cosa, beh, questo è un fotomontaggio evidentemente, no? Tante terre, ma non sarebbero tante terre, sarebbero tanti universi e non uno solo. Ok, con questo abbiamo finito la nostra presentazione. Allora, per adesso ringraziamo Alberto e ci sono state delle domande, dico adesso, ovviamente perché un pezzo di questa conferenza abbiamo dovuto riregistrarla perché abbiamo avuto problemi tecnici durante la conferenza del retro, quindi riproponiamo alcune delle domande che erano uscite e quindi una è a proposito dell'evoluzione che ha avuto il modello dell'universo con le teorie di Einstein. Domanda, quindi se non ci fosse stato Einstein, la nostra conoscenza, la nostra visione dell'universo sarebbe molto diversa? No, direi proprio di no, perché Einstein ha esposto questa sua teoria della relatività, prima quella ristretta, poi quella generale, ma soprattutto per quanto riguarda la prima, è arrivato un po' prima di un altro studioso, che era un matematico, non era un fisico, che si chiamava Hilbert, che è forse il più importante matematico dell'Ottocento, che stava arrivando alla stessa conclusione. Un altro studioso che si chiamava, di cui abbiamo parlato, anche questo sacerdote belga, anche lui stava arrivando alla stessa conclusione. Quindi probabilmente le conoscenze sarebbe arrivata, magari un pochino dopo, ma sarebbe arrivata. Okay. Altra domanda che era emersa è, ma cosa spinge l'uomo a affrontare questi studi, i relativi costi, studi che non hanno ricadute pratiche? Ma dunque, i costi possono essere enormi. Voi pensate che il telescopio Webb costa 10 miliardi di dollari, quindi una cifra veramente... Le cose di cui abbiamo parlato stasera sono costati molti soldi, magari non tanto così. Ma cosa spinge? Beh, innanzitutto c'è la curiosità, che è una molla, no, innata nell'uomo, per cui su quello c'è poco da dire. E questo è un modo di appagare questa curiosità. Il progresso della scienza che ne deriva ha n applicazioni pratiche. Se voi pensate che i nostri telefoni cellulari o il nostro navigatore sull'automobile funzionano in questo modo perché vengono apportate delle correzioni relativistiche, altrimenti non potrebbero funzionare in questo modo. Quindi il concetto di misura di queste apparecchi, che ormai per un auto a livello militare non lo so, a livello civile i navigatori dell'automobile possono arrivare a pochi metri di precisione, no? 2 o 3 metri addirittura. Ecco, se non si tenesse conto del fatto che il satellite gira attorno alla Terra, la macchina sta sulla Terra, le due gravità sono diverse, quindi anche i tempi sono diversi, non potrebbe funzionare. Ma ci sono, prendete ad esempio nella sanità, applicazioni tipo la TAC, sono basate su concetti di fisica quantistica. Il futuro computer quantistico che supererà, renderà completamente obsoleti, no? quelli che stiamo usando oggi, è nato da una ricerca teorica di fisica quantistica. Quindi le applicazioni, le ricadute, anzi, molte volte prima in campo militare, poi in campo civile, sono veramente innumerevoli. Bene. Grazie ancora Alberto, naturalmente dal vivo era scoccati molti applausi, uno scorcio di applausi, facciamo una piccola simulazione e come a tutti i relatori gli consegniamo anche un piccolo omaggio offerto dall'amministrazione comunale di Caruso. Grazie, grazie, grazie per l'attenzione soprattutto, arrivederci a tutti.